Buongiorno, mostri teatro, tutto per l'oceto bianco e un fuoco arancione. Ciao, amore. Sì, io amo la pancia morbida dei gatti. Sei tutto morbidoso, sei tutto soffice, soffice. Ciao, ragazzi, io ho già fatto la pappa e adesso riposino. Riposino. Per il gatto Denver che ne approfitta perché quando la gatta non si mette qua significa che può starci lui, però teoricamente è il posto della gatta, questo qui in cima al grattino nuovo. Sì, tanti baci, tanti baci, amore mio. Sì. Tanti baci. Sì, lo so, lo so. Sei bellissimo. Sì, tu sei la vera star protagonista di questo canale. Sei solo tu, lo sanno tutti ormai, gatto Denver. Lo sanno tutti, garantito. Lasciamo riposare gatto Denver, che come vedete sta in un altro posto. Cioè, ho spostato il loro tiragraffi e l'ho messo qui in questo angolo. Ovviamente vi faccio vedere. Il tiragraffi quindi l'ho messo lì all'angolo perché naturalmente ho dovuto fare spazio per l'albero, ragazzi! Ta-ta-ra! Che in realtà è un flop perché ci sono dei problemi tecnici, ci sono stati. Praticamente mi sono resa conto che nel trasloco ho perso, oppure sono in cantina ma non riesco a trovarle, le luci. È la punta dell'albero, quindi il mio albero è fatto, l'ho fatto ieri, qui c'è ancora lo scatolone che devo portare giù in cantina, però mancano, ah no, e poi mancano, io li chiamo gingilli, ok, lasciatemela sta cosa, lo so che sono decorazioni, palline, io li chiamo gingilli, e mi manca anche gran parte dei gingilli, decorazioni, però quelle tipo di plastica che avevo lanciato così a casaccio assieme alle luci, tutti invece tutte le decorazioni belle, tipo quelle della Disney, come questa con la principessa Aurora che ho preso a Disneyland Paris, ci sono assolutamente tutti, altro che adoro Alice nel Paese delle Meraviglie, sono io, cioè Alice sono io, e quindi sì, ci ho messo anche le camelie di Chanel. Qui c'è il castello della Disney con Trilli, cioè io amo, però sì, appunto, manca la punta, le luci e altre decorazioni perché lo vedo un po' vuotino così. Quindi missione di oggi sarà andare a recuperare punta, luci e qualche altra decorazione. Potete vedere invece sotto ho già messo tutti i regalini, questo è il mio autoregalo di Natale, che però ovviamente non vi spoilerò. E qui invece ci sono i calendari dell'avvento che sto spacchettando con voi sia su Instagram che su TikTok ogni giorno. Quindi se volete vedere casella per casella, appunto, seguitemi sui Reels o su TikTok. E sì, ragazzi, questo è non vedevo l'ora di farvi vedere l'albero, mi sono ripromessa di farvi vedere l'albero, invece sì, un po' una ciofeca, ma oggi lo finiamo e poi, se notate, c'è un'altra novità. Questo quadro composto da 5 quadri, simile come composizione a quello che ho a casa mia a Trieste, a Trieste, sopra il letto, se avete presente, però ovviamente questo ha una grafica diversa. Ho voluto prendere la Torre Eiffel. Mi piace un sacco, insomma, questo quadro e ho voluto naturalmente riempire un po' questa parete che appunto era molto vuota, però se lo vedete centrato rispetto al tavolo è perché adesso c'è l'albero. Una volta che l'albero non ci sarà più, il tavolo lo sposto nuovamente perché l'ho spostato per fare spazio e poi sarà perfettamente centrato con il quadro. Qui c'è anche una signora, gatta Stellina, che continua a fare disastri perché lei quando va nella lettiera cosparge tutta la casa di pietruzze. Ciao amore mio, ciao patatina, ciao patatina, dimmi. Stranamente Audrey è sterilizzata da quando era piccolissima, però è come se fosse un po' in calore ultimamente, un po' strana questa situazione, ragazzi. Non so se vi capita, ma è sterilizzata eppure sta succedendo. È un po' strana ultimamente, gatta Stellina.
Mi mostri il sedere, ma che modi sono? Ti giri così? Eccomi qua, bonjour ragazze, bonjour ragazzi, postazione, skincare e trucco, skincare l'ho già fatta, ma passiamo al trucco. Come al solito il mio white chocolate mocha di Starbucks, versione natalizia ragazzi, una droga, troppo buono. Il problema è che adesso devo precipitarmi anche al supermercato a prenderne altri, perché ho provato a fare la spesa online, ragazzi, c'è una settimana di attesa, c'è cose folli, ovviamente. Siamo sotto le feste, tutti ordinano, c'è il caos più totale. Ne approfitto per chiacchierare un po' con voi mentre mi preparo, perché è un po' che non faccio un vlog o comunque un video dove posso chiacchierare tranquillamente con voi. Intanto stendo il primer sempre di Fenty Beauty, per me sono i primer migliori al mondo. Questo è quello opacizzante, quello bianco, perché ultimamente la mia pelle, non lo so, è un pochino più grassa, mista, lucida del solito. Tra l'altro si vede tantissimo, mi rendo conto, più in videocamera che dal vivo, secondo me, ma si vede tantissimo che sono mesi che non faccio i colpi di sole. Ma sono andata anche, poi fondotinta sempre nudissimo, dico della Palma, ragazzi, io ne testo veramente a centinaia di fondotinta, ma alla fine torno sempre da lui, cioè è il fondotinta che sulla mia pelle funziona meglio. Sono andata anche a fare le extension e quindi avrei potuto fare i colpi di sole, ma la ricrescita non mi disturbava particolarmente e tuttora non mi disturba perché ho visto tipo i video del primo lockdown, ok, in cui ovviamente non si poteva andare dal parrucchiere e non mi dispiaceva l'effetto un po' più sfumato dei miei capelli, cioè dal mio biondo, ok, fino al biondo più chiarissimo che ho qua. Però in questo momento, cioè quindi non li ho rifatti subito, però in questo momento me ne sto un po' pentendo e mi sto rendendo conto che devo correre dal parrucchiere decisamente. Devo dire che adesso quando mi metto qui nella postazione trucco, dopo che mi avete fatto notare quella strana anomalia alle mie spalle in uno degli ultimi vlog, ragazzi, onestamente no, non me ne sono accorta nel montaggio assolutamente. Non so, ero probabilmente più focused, ero più concentrata su di me e non mi sono resa conto di quella cosa strana nel background. A proposito, visto che mi chiedete cosa succede di paranormale? Ragazzi, io pensavo nulla, però quella cosa è veramente strana e alcuni di voi mi hanno detto, magari vi metterò adesso la clip se non avete visto l'altro vlog così capite di cosa sto parlando, ok? È brevissima, sono pochi secondi e si vede alle mie spalle praticamente una macchia bianca che appare e poi scompare. Ok, questa era la clip. E allora, uno, da quando me l'avete fatta scoprire? Beh, cioè da quando mi avete fatto notare nei commenti proprio sotto al video, con i vostri commenti me ne sono resa conto, mi è presa un po' la strizza e adesso tipo mi metto qua e ripenso a quella cosa dietro, che tra l'altro ho cercato il file originale, cioè la traccia originale della videocamera per vedere se anche prima del montaggio naturalmente c'era questa anomalia, però non ho più il file purtroppo, quindi non posso saperlo e come voi posso vedere soltanto il video che già è stato caricato. E mi avete detto in molti, a parte ditemi secondo voi che cos'è, perché cioè, non lo so, e in molti mi avete detto, Nicole, saranno i gatti. No, i gatti stavano dormendo, non erano assolutamente i gatti, anche perché cioè, o è un gatto fantasma che appare, scompare, si materializza così. Io non ho capito. Alcuni di voi mi hanno detto, Nicole, saranno tipo gli spiriti dei gatti delle persone che abitavano lì prima. Io non so che cosa pensare, forse è semplicemente un'anomalia dell'immagine, della videocamera, non lo so, del computer, non lo so. Se c'è qualche esperto mi faccia sapere, certo è che è strano. Sicuramente è strano, però io continuo ad avere, ormai sono un anno in questa casa quasi, tra pochi giorni sarà un anno e io sono felicissima di stare in questo appartamento, lo adoro, cioè se io potessi lo acquisterei in un baleno, però non è in vendita. Tra l'altro sto pensando anche dopo ormai un anno e mezzo che sono tornata a vivere qui, se voglio rimanerci.
se voglio acquistare casa, perché la mia idea era di stare ovviamente inizialmente in affitto, poi vedere se rimango o no, ma non ho praticamente ancora deciso. Diciamo che i miei affittuari a Trieste hanno già firmato il contratto, adorano casa mia, il che mi fa molto piacere ovviamente, e hanno già firmato per un altro anno, quindi io fino a gennaio 2023 comunque casa mia a Trieste è occupata, ma non è un... non lo so neanch'io se voglio tornare, non voglio tornare, voglio acquistare casa qui, non voglio acquistare casa qui, anche se dovessi acquistare casa qui e poi tornare è comunque un buon investimento, quindi sto parlando anche con persone molto stimolanti, tra l'altro, che mi stanno dando un sacco di idee, quindi sì, no, ancora non so che cosa voglio fare praticamente, ma sicuramente un altro anno sicuramente rimarrò qui in Olanda. Ho appuntamento tra l'altro tra 15 minuti, quindi devo sbrigarmi per fare le unghie perché il mio semipermanente è cresciuto tantissimo, c'è la ricrescita orribile. Stavo pensando di fare tipo un rosso natalizio sulle unghie, però alla fine mi piace così tanto il nude che va bene con tutto, riesco ad abbinarlo così bene che alla fine penso che farò di nuovo il nude, ragazzi. Volevo fare un reel figo con una nail art natalizia, eccetera, eccetera, però non è, cioè, non è proprio il mio stile e non riuscirei a resistere tipo 3 settimane, che posto in cui vado sono molto bravi. E mi resiste 3 settimane. Le unghie sono perfette così per 3 settimane. Quindi non volevo avere le unghie 3 settimane tutte natalizie, decorate, eccetera. Cioè mi piace guardare le nail art natalizie decorate. Mi piace anche farle perché ho sempre fatto anche le nail art. Però tempo fa mi piaceva di più avere le unghie decorate. Non lo so. Adesso preferisco avere magari. Ok, oggi no perché ho un maglione bianco. Però adesso preferisco magari avere vestiti molto accesi come colori. E però le unghie nude, cioè. Non mi ci vedo, non lo so perché non mi ci vedo. Se mi seguite da tanto, lo sapete che una volta facevo un sacco di nail art, un sacco di appunto decorazioni, glitter, però ultimamente non mi va. Magari ritornerò. Voi ditemi, le unghie le avete fatte rosse? Avete fatto una cosa natalizia sulle unghie o anche voi siete come me? È tipo solo nude, nient'altro. E già ci avete pensato un po', però alla fine ha vinto comunque il nude. Mascara, sempre Sky High di Maybelline, è uno dei miei preferiti. Però, ragazzi, vado a spruzzare il mio spray fissante prima di mettere il mascara, perché ho notato che se il mascara non è waterproof e vado a spruzzarci lo spray fissante, e ovviamente bagno il mascara e poi può darsi che coli. Quindi vi consiglio di spruzzare sempre lo spray fissante una volta che avete finito la base, ma prima di iniziare ad applicare il mascara. Ok, e poi mi chiedete come mai mi piace così tanto questo mascara. Cioè, ragazzi, mascara, no mascara. Pazzesco, è pazzesco. Makeup completo, ho fatto le sopracciglia con il Cabrow di Benefit e sulle labbra ho il... l'ho riscoperto da poco, il Velvet Teddy di MAC, che su di me, diciamo, è un color carne perfetto. E adesso scappo a fare le unghie, ragazzi. Dovrei piastrare anche i capelli, onestamente, ma non ho il tempo per farlo. E tra l'altro, visto che piove, anche se li piastro, nel momento in cui esco, boom, subito cespuglio. Quindi, vabbè, sorvoliamo. Fatte le unghiette nude, semplici, come piacciono a me. Finalmente. Vi faccio vedere un po' di decorazioni della città. Guardate che meraviglia. Questo è un centro commerciale molto carino e lì c'è un po' meno roba in realtà, ma c'è qualche lucina sugli alberini, ma questo è bellissimo. Come ben sapete piove, ma io che ormai sono olandese dentro non ho l'ombrello. Potete vederlo, non c'era nessuno. Per farvi capire, forse una persona su 20 ha l'ombrello. Questa comunque è Piazza Dam, l'albero di Natale, gigantesco, e qualche lucina. E c'è anche parecchia gente per essere domenica, secondo me.
Me l'aspettavo più vuota la città, ma penso che tutti stiano facendo compere natalizie. Molto carine anche le decorazioni di questa via dello shopping, con tutte le lucine. Spero che non ci sia fila per entrare al centro commerciale, ma mi sembra di no. E la meraviglia con tutte le luci natalizie che si muovono, cioè quanto è figo! Poi ci sono anche tutte le luci lungo la via, bellissime. Adoro, le vetrine sono splendide. Apprezziamo questa vetrina Louis Vuitton. Strafiga. Alberello stile neon con il logo Louis Vuitton. Queste scarpe invece non le metterei mai, non mi piacciono per niente. Ok, penso che queste siano le uniche luci per l'albero che hanno. Quelle direi che non fanno per me, troppo grandi. Queste sono colorate, ma io le volevo bianche. Poi ne abbiamo altre qui che però cambiano colore, si controllano dall'app. No vabbè, che figata. Però io volevo quelle semplici, che mi sa che sono queste. E penso anche che sia l'ultima scatola che mi aspettava. Anche queste si controllano via app, cosa che non mi interessa particolarmente, ma è un effetto intermittente. Ok, bianco caldo ci sta, 22,5 metri, spero che siano sufficienti, ma oppure potrei prendere sia queste che queste colorate. E hanno un sacco di cosine carine, veramente un sacco di cosine carine. Intanto le luci le abbiamo trovate, che erano le ultime, spero veramente che saranno a posto queste, cioè lunghe a sufficienza più che altro. Adesso vorrei trovare topper per l'albero, cioè la punta, vediamo che cosa riusciamo a trovare. Oddio che carino! No vabbè, ecco bene, non ci adoro. No vabbè, e la ragazza con l'orecchino di perla? Non ci credo. C'è anche la Gioconda, non mi ispira particolarmente però. Ok, come punta ho trovato questo, che non mi sembra proprio la cosa più bella, però è l'unica cosa grande che ho trovato, questo fiocco, che tra l'altro è pure l'ultimo. 4,50 euro mi sembra caro però per questo, cioè per questo tessuto, boh. Però lo mettiamo nel cestino qui, perché può essere che sia l'unica cosa che trovo. Tanto mi sto perdendo anche a guardare. No vabbè, ma perché trovo tutti gli arcobaleni strafighi? Che bello! Queste le ceramiche, i vasi cinesi per l'albero, la tazzina da caffè se la volete per l'albero c'è. No vabbè, la boccetta stile profumo Chanel mi mancava, che carina. Poi ci sono anche le casine, troppo belle. Tornata a casa mi sono fatta decisamente prendere la mano, ragazzi. Volevo prendere giusto due decorazioni più le luci. Alla fine ho preso luci e centinaia di decorazioni, ma erano troppo carine. Non so se lo sentite. Presumo di sì. Ciao, amore mio! Gatta Stellina sempre in silenzio. Gatto Denver grida. Perché? Io lo so perché. Perché gridi? Sì? Stai dicendo pappa, vero? Lo so, è l'ora della pappa morbida, è l'ora della pappa morbida, amore mio. Lo so, arriva, arriva. Ciao. Sì, sì, era ora, mi stai dicendo era ora. Amore. Anche oggi rigorosamente pappa per i gattoni, come sempre al Monature. Questa è la linea HFC. Oggi i nostri gattoni mangeranno pollo grigliato, come potete vedere è 100% made in Italy, ma soprattutto 100% carne e pesce selezionato e fresco. Molto importante la salute dei nostri gatti, che passa naturalmente principalmente dall'alimentazione. Ecco qua gatta Stellina e gatto Denver, buon appetito. Come potete, impazziscono per questa pappa.
Bravo amore. Ci sono delle cosine su Almonature che tra l'altro io ho scoperto da poco, solo da quando ho iniziato a lavorare con questo brand, perché è vero che ho sempre acquistato questo marchio per la pappa dei miei gattoni per gli ingredienti, perché sapevo che gli ingredienti sono eccellenti. Vi ho sempre fatto l'esempio, ragazzi, prendo la pappa, pollo e gamberetti, ci sono i gamberetti interi all'interno, non ci sono altre schifezze, ineguagliabile praticamente come ingredienti questo brand. Ma ho scoperto proprio iniziando a lavorare con loro che non solo tengono particolarmente ovviamente alla salute dei nostri animali, perché loro per primi in azienda hanno animali, ed è stato molto molto piacevole parlare con loro e vedere l'amore che hanno verso gli animali e quello che fanno, quello che Almonature fa. E quindi io sono particolarmente orgogliosa di lavorare con questo brand e di aver avuto la possibilità di parlare, confrontarmi con loro e di entrare un po' nel mondo di Almonature e capire come funziona e come ragionano. E vi devo dire che proprio a livello umano ci sono rimasta, perché vi basti sapere che il 100% di Almonature, quindi il 100% dell'azienda Almonature, è di proprietà della Fondazione Cappellino. E vi leggo direttamente le informazioni dal documento che mi hanno dato, perché è molto molto interessante e secondo me è un motivo in più per acquistare questo brand, perché appunto il 100% dei ricavi, adesso ve lo leggo appunto direttamente, tutti i ricavi su vendite al netto di costi e tasse, naturalmente, quindi una volta che i costi di produzione sono stati ripagati e le tasse sono pagate, tutti i ricavi vanno alla Fondazione Cappellino. Appunto, tutti i ricavi derivati dalle vendite Almonature sono destinati alla salvaguardia della biodiversità e alla lotta al riscaldamento globale, un modello nuovo chiamato Reintegration Economy, che prevede che la proprietà e il 100% dei ricavi dell'azienda non siano a beneficio di pochi, ma a disposizione di tutte le specie viventi e della loro casa comune, che è il pianeta. La Fondazione Cappellino, a partire dal 2023, venderà progressivamente le azioni di Almonature ai possessori di gatti e cani, nonché ai propri dipendenti. Per i nuovi proprietari sarà un possesso limitato ad un numero minimo di azioni senza diritto di dividendo, così da eliminare ogni intento speculativo. Grazie a questo Almonature realizzerà finalmente l'idea originaria, diventando davvero la prima azienda owned by the animals, quindi la prima azienda di cui i proprietari saranno 100% appunto gli animali. Quindi non è solo un'azienda che si prende cura naturalmente della salute e dell'alimentazione dei nostri animali, ma c'è tutto un concetto molto più grande e molto più profondo dietro questa azienda. Proprio per questo mi sento particolarmente appunto fortunata ed orgogliosa di aver avuto la possibilità di scoprire il mondo Almonature e di potervi raccontare questi dettagli che appunto io stessa non sapevo, e quando me li hanno raccontati prima di iniziare a lavorare con il brand ci sono rimasta e gli ho detto: no ragazzi, dobbiamo farla sapere questa cosa, perché è molto importante quando vai ad acquistare qualcosa, sì la qualità del prodotto, ma anche dove vanno i soldi che tu stai spendendo. E quando acquistiamo Almonature, appunto il 100% dei ricavi va dato al pianeta, ai nostri amici di Zampa. E questa penso che sia una delle cose più belle. È bello quando conosco aziende e vedo che dietro l'azienda ci sono persone che tengono davvero tanto al lavoro che fanno, e lo fanno con amore, con passione e con, specialmente con un fine ultimo che è positivo, che nasce dall'amore. Quindi sì, insomma, questi erano dei dettagli che ci tenevo a raccontarvi di Almonature, perché fanno la differenza. Volevo ricordarvi, ho visto che eravate molto interessati ai buoni sconto per le crocchette HFC, che sono della stessa linea dell'umido. Sono ancora validi i buoni sconto, vi lascerò il link qua sotto nel box informazioni, basta che compiliate, ci sono tipo solo tre campi, vi arriva la mail con il buono sconto da 2,50€ per l'acquisto delle crocchette, basta portare il buono in negozio e vi fanno lo sconto. Mi raccomando però, i buoni sono utilizzabili solo fino al 27 dicembre, quindi affrettatevi, appunto avete qua sotto il link. Adesso devo assolutamente finalmente sistemare questo albero, volevo farvi vedere intanto le cosine che ho preso, che veramente ragazzi, cioè erano troppo troppo belle quelle decorazioni, e infatti io non vi dico neanche quanto ho speso, perché secondo me non ci credete,
ma per tutte queste cosine che vi farò vedere ho speso oltre 200 euro, ragazzi. Sono secondo me le decorazioni più belle di Amsterdam, però sono anche molto, molto care. Ok, in realtà no, ne ho spesi quasi 300. 296,55 euro. Ve li faccio vedere uno per se sono troppo belli. Allora ho preso, vabbè, due scatole di questi, niente di speciale, comunque in vetro, dorati, hanno un po' questo effetto antico, carini. Poi ho visto questi tre avocado, ho visto la mia fissa per l'avocado, così piccolini con i glitterini, troppo carini, dovevo prendere anche loro. Poi, vabbè, ho preso questa più semplice con queste decorazioni gigantesche, anche questa in vetro. L'unica cosa, non ci sono i gancetti, spero di averne abbastanza. E poi, vabbè, avete visto il fiocco che ho preso inizialmente come punta per l'albero. Non so se utilizzerò questo oppure se utilizzerò questa, perché è l'unica punta che ho trovato. Io volevo la stella, però ho trovato questa e alla fine ho preso questa. Sembra anche molto sottile e fragile, tra l'altro devo stare attentissima. E poi i gingilli in sé, ragazzi. Allora, ho preso questo, cioè vi prego, come facevo a lasciarlo là? Guardate i colori, guardate i glitter, oh mio Dio! Poi, sempre gelato, questo è più ghiacciolo, secondo me, questo è più gelato. Poi ho preso questo. Cioè, vi viene voglia di mangiarlo, vi giuro. Guardate persino come si chiama il bastoncino, tutto glitterato, adoro. A parte che perde un sacco di perline, però è bellissimo. Poi, allora, ho preso questo perché ne volevo uno con la scritta in olandese, quindi ho preso questo. Poi ho preso, oh mio Dio, ragazzi, vista la mia fissa per Alice nel Paese delle Meraviglie, il momento del tè, il mio momento preferito di quel film, ovviamente ho visto questa tazzina di tè rosa dorata, non potevo lasciarla lì. Poi, allora, sì, qui c'è un po' fashion, ho preso questa borsetta glitterata, sono tutti in vetro, super super fragili, quindi devo fare attenzione. Ricorda un po' la Fantasia Missoni. Poi ho preso questo macaron rosa, ce n'erano altri, mi sono un po' pentita, forse tornerò e ne prenderò altri perché ho già qualche cupcake sull'albero, quindi ci sta secondo me anche il macaron. Poi, ragazzi, c'erano i rossetti, come facevo a lasciarli lì? Cioè, guardate che bello, tutti i glitterini sotto dorato, c'era sia rosso che rosa. Ho preso questo rosso più classico, ma potrei tornare a prendere anche quello rosa. Poi, vabbè, questo è forse il mio preferito, cioè, ragazzi, non devo neanche descriverlo, cioè, è tutto glitterato rosa. Oh mio Dio, quanto è bello! E poi ho preso questo, l'avevate visto? L'arcobaleno, bellissimo, arcobaleno pastelloso, però come colori, c'era anche più acceso come colorazioni, invece mi piaceva di più questo. E poi ho preso altra cosina molto da momento del tè di Alice. Questo cuoricino con tipo sembra un dolcetto, sembra una piccola tortina, e sotto c'è anche il piattino, troppo bello. Poi ho preso, vabbè, ragazzi, essendo una YouTuber, come potevo non prendere questa videocamera, che tra l'altro è anche pesantina. Dietro c'è anche il monitor, no vabbè, io con la videocamera che mi specchio dentro un'altra videocamera, troppo troppo bella questa. Peccato non ci fosse in altre colorazioni, perché nero onestamente sull'albero non mi fa impazzire, ma c'era solo nera. E poi altre due cosine che ho preso, questi mi fanno impazzire, non chiedetemi il perché, non lo so, ma mi fanno impazzire. Ho preso sia la forchetta che il cucchiaio. Anche queste sono decorazioni, però ve l'assicuro. Adoro con i glitterini tutti dorati e il fiocchetto rosa dorato, oh mio Dio! Quindi sì, ragazzi, adesso finalmente ci mettiamo prima le luci e poi tutto il resto, che teoricamente andavano messe prima le luci, penso, e poi le decorazioni, però quest'anno va così. Quindi iniziamo, evviva! Adoro, io adoro fare l'albero, ho adorato fare l'albero e adesso finirlo sarà soddisfazione. Ho messo le luci, ci ho messo una vita, ma alla fine ci sono riuscita, stando molto molto attenta a
alle decorazioni che già stavano sull'albero, perché essendo tutte, tutte praticamente in vetro, super delicate. Ok, però ci sono riuscita. Adesso è arrivato il momento, ragazzi, clou del nostro Natale a casa, perché andiamo ad accendere le luci. Vediamo. Wow, ragazzi, sono bellissime! Sono troppo contenta. Devo dire che mi piacciono molto di più rispetto a quelle che avevo. Queste sono, mi sembrano molto più luminose e si può, naturalmente c'è anche il tastino e si possono cambiare i vari sbrilluccichi, però ragazzi sono molto molto soddisfatta ovviamente. Adesso metto il resto delle decorazioni e la punta, non è finito, però le luci, I like. Per primi mettiamo questi, non mi fa impazzire il cordoncino così onestamente, preferisco i gancetti più sottili, dorati magari. Però appunto adesso mettiamo questi qui. Vado sempre un po' a caso dove mi sembra che l'albero sia più vuoto naturalmente, quindi tipo qua. Poi mi chiedete sempre tutti se i gatti fanno danni sull'albero, eccetera. Io sono fortunatissima perché i miei gatti non se lo filano l'albero, proprio minimamente. Né gatto Stellina né gatto Denver, quindi cioè, posso mettere tutte le decorazioni, anche le più delicate, perché sto tranquilla. Infatti anche questi sono, non so se lo sentite, ma sono in vetro. Ok, questo lo mettiamo qui. Accanto al cupcake, bellissimi questi. Ci sono anche più piccolini. E un'altra camelia che cade. Devo sistemarla un pochino meglio perché l'anno scorso avevo comprato un sacco di questi tipo decorazioni vuote di plastica e ci ho messo all'interno le camelie con il nastrino. E secondo me, converrebbe, piuttosto che posizionarle così sull'albero, converrebbe che io ne comprassi degli altri di questi vuoti, e anche più piccolini li avevo fatti. Sono molto carini, secondo me. E poi ho usato il nastrino sempre di Chanel per appenderli. Ah, poi c'è questo Disney a forma di topolino, rosa, rigorosamente rosa. E il nostro albero, ragazzi, è finalmente fatto, finito e lo adoro. Spegniamo le luci un secondo. Ok, a luci spente, è fantastico. Bellissimo, lo adoro. Direi che si vede che mi piace il rosa quanto amo le nuove decorazioni che ho preso, ragazzi. Sì, mi sembra stupendo. L'unica cosa che non sono riuscita a mettere e che aggiungerò sono cioè è questa, e poi sono quelle verdi perché non c'erano i gancetti. Quindi questi li aggiungerò, ma per il resto, ragazzi, l'albero è fatto. E alla fine sulla punta, come potete vedere, ho messo, cioè, sia la punta che il fiocco. Così, mi ispira. Che dici, gatto Denver? Ti piace? Approvi? Bravo, amore. Bravo, amore, chiacchierone. Finalmente sono super proud per l'albero di Natale. Finalmente è finito, veramente non si poteva vedere senza le luci così spoglie. Cioè, terribile. Ok, ragazzi, adesso vado, riporto in cantina lo scatolone dell'albero. Poi mi metto finalmente in pigiama e mi metterò al montaggio di questo video mentre ceno, penso. E penso che ordinerò qualcosa perché non mi va assolutamente di cucinare oggi. Quindi, sì, mia femmina, mi sa che vi saluto qui perché poi, appunto, non voglio iniziare troppo tardi questo montaggio perché poi domani devo anche svegliarmi presto e quindi devo assolutamente finire il montaggio ad un orario decente perché ci metto sempre tutta la notte a montare i video. Quindi, mio family, questo è quanto per il video di oggi. Spero vi sia piaciuto. Vi mando un bacio gigantesco e come al solito venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!